Benvenuti al Salone del Libro per Ragazzi. Anche quest'anno, purtroppo, il Covid-19 non ci permette di realizzare un evento pubblico. Quindi, se voi studenti non potete venire da noi, abbiamo pensato di realizzare un'edizione tutta digitale che potete vedere direttamente nelle vostre scuole. Abbiamo intervistato per voi 15 scrittori provenienti da tutta Italia, giornalisti, professori universitari, divulgatori scientifici, insegnanti, tutti accomunati da un'unica cosa: scrivere per voi bambini e voi ragazzi. Voglio ricordare che la manifestazione è stata ideata e interamente realizzata dall'associazione Orange Dream, ovviamente con la collaborazione delle case editrici, che anche quest'anno si sono messe a disposizione, e questa volta del contributo del Comune di Latina. Non ci resta che augurarvi buona visione e mi raccomando, continuate a leggere, perché leggere fa sognare, ma fa anche crescere. Parliamo ora di un tema importante. L'ospite è Guido Marangoni, ingegnere informatico di Padova, 3 figlie femmine, una moglie e abbiamo saputo anche la parte di gatto e cane di casa, sempre di sesso femminile. Buongiorno a tutti, sì, esatto, beato tra le donne. Bellissimo. Diciamo che ad un certo punto della tua vita arriva una richiesta importante di una casa editrice, di Sperling, per scrivere un libro. E a noi piacerebbe far vedere a chi ci segue cosa è accaduto. In molti mi chiedono, ma come si diventa scrittori? E io di solito rispondo, non lo so, però posso raccontarvi come sono stato selezionato per scrivere il mio primo libro. Anna, ascoltami, la situazione è molto molto seria. Ci ha contattato una casa editrice, grossa, importante. Praticamente hanno chiesto di scrivere un libro su di te. Esatto. Però chi lo scrive? Allora il papà, sai cosa ha fatto? Ha messo un annuncio su Facebook per cercare uno scrittore e hanno risposto un po' di persone. Adesso dobbiamo selezionarle e scegliere lo scrittore per il nostro libro, ok? Allora, guarda, io ti faccio vedere chi ha risposto e vediamo se ti vanno bene, insomma, ok? Allora, ci ha scritto questo qui, è Giacomo, e dice che tutti lo ritengono un po' sfigato, ma secondo me è bravo a scrivere. Anna, ti sei messa la suoneria Siamo tutti down? Sei pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono io. Sì, stavamo selezionando lo scrittore, ma facciamo così, le passo l'interessata, va bene? Grazie, buongiorno Lara, buongiorno. E per te? È l'editor? Sei matto? Le hai detto che lo scrivo io? Anna, io sono stato ricandato in italiano. Come vuoi vedere la pagella? Vabbè, dai, te la faccio vedere. Non ride però, guarda.
Da dove parto? Sorridere la pioggia, facci buttare via l'ombrello, potresti non serve bagnarsi a petto, forse non ci avevo pensato, siamo fatti diversi, perché siamo poesia. Stupendo il video che abbiamo appena visto, e quindi entriamo nel vivo. Anna che sorride alla pioggia è stato premio selezione Bancarella nel 2018 e dici un po' com'è andata veramente, Guido. Beh, allora diciamo che l'arrivo di Anna non ha fatto altro che amplificare e esplodere un qualche cosa che era da un po' di tempo, insomma, che meditavo, insomma, nel mio cuore, e cioè mi ha fatto riscoprire prima di tutto la potenza della nostra fragilità, della fragilità di ognuno di noi. Mi spiego meglio. Quando è arrivata, quando ci hanno annunciato Anna, o meglio ancora, ci hanno annunciato la trisomia 21 di Anna, cioè la sindrome di Down di Anna, io ho preso una paura pazzesca. E mentre davanti a quell'annuncio io già pensavo, cioè la sindrome di Down, questa disabilità, occupava tutta la mia testa, cioè ero completamente concentrato su cosa stava succedendo, mia moglie Daniela ha chiesto alla dottoressa, scusi, ma è un maschio o una femmina? Tant'è che la dottoressa ha detto, questi qua sono, cioè questa qua non ha capito, questa signora, gli ha detto, guardi che la trisomia 21 è la sindrome di Down. E Daniela ha risposto, no, lo so cos'è, ma vorrei sapere se è un maschio o una femmina. Ecco, quella domanda fatta da Daniela, e dico sempre forse perché donna, appunto perché sono circondata da donne, perché io ritengo che le donne, voi donne che ascoltate, avete un canale preferenziale con la vita, che io invidio molto, e un'invidia molto sana, ma quella domanda, mentre io mi stavo occupando di cosa stava succedendo, lei si stava occupando e dedicando a chi stava arrivando, cioè lei voleva sapere chi era, e era Anna. Ecco, questa distinzione così semplice, così banale, ma così potente della persona e delle sue caratteristiche, infatti Anna, mia figlia, mi dice ogni giorno, papà, guarda che io non sono la mia sindrome di Down, io non sono la mia disabilità, io sono Anna. E è quello che diciamo tutti noi, anch'io non sono i miei occhi azzurri, non sono l'ingegnere informatico, non sono lo scrittore, io sono Guido con le mie qualità, con le mie fragilità, incontriamoci. Ecco, questa dinamica che secondo me è stata illuminante, cioè proprio di distinguere la persona che si nasconde dietro a una diversità, a una disabilità, beh, ho voluto raccontarla a tutti, quindi ho aperto una pagina Facebook insieme alle mie figlie e a mia moglie, e poi mia figlia mi ha detto, papà, guarda che Facebook è da anziani, allora abbiamo aperto anche una pagina Instagram, abbiamo fatto dei video su YouTube, insomma, e da questo raccontare e prenderci anche un po' in giro, no, su argomenti che a volte sono anche imbarazzanti, sono un po' difficili, insomma, ha attirato un po' l'attenzione, quindi insomma le cartoline di Anna e queste battute che facciamo hanno avuto molto successo, e appunto si è accorta anche Sperling & Kupffer, che mi ha contattato, insomma, e ha realizzato uno dei miei tanti sogni, che è quello proprio di scrivere, insomma. Senti, in questo libro racconti come hai dovuto nuovamente imparare a essere genitore, no? Sì, esatto, ma questa cosa riguarda tutti i genitori, no? Perché non esiste, tra l'altro, un libretto di istruzioni, un po' come per la vita, e quindi insomma si impara a vivere, si impara a essere genitori, a maggior ragione poi si impara a essere genitori di un figlio con una disabilità, dico sempre esplicita, perché un'altra cosa che mi ha fatto, che Anna con la sua disabilità esplicita mi ha fatto notare in maniera chiara, è che esistono disabilità che vediamo con gli occhi. Quando noi incontriamo Anna, riconosciamo subito la sua disabilità, perché ha gli occhi a mandorla, riconosciamo la sindrome di Down. Ma ho scoperto che ci sono tantissime altre disabilità nascoste
e quelle ci riguardano tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso, e proprio perché sono nascoste ci hanno sempre insegnato, ci siamo insegnati a tenerle ben nascoste, no? Perché se facciamo vedere le nostre fragilità, le nostre disabilità, chiamatele come volete, potrebbero approfittarsene, potrebbero farsi del male. Beh, in realtà io ho scoperto, è quello che sto facendo da un po' di anni a questa parte, che invece raccontare, trovare dei modi di narrare anche le proprie disabilità, beh, è una potenza, una potenzialità che abbiamo tutti, che non usiamo mai. Perché? Perché tendiamo sempre a incontrarci, no, nella parte più alta della nostra, cioè siamo abituati a fare il curriculum dove so fare questo, so fare quello. Però se ci pensate, gli incontri più importanti, più profondi che avete fatto nella vostra vita, credo, per me è stato così, sono stati quelli dove abbiamo, insomma, ci siamo sentiti liberi di condividere anche la nostra parte più fragile. Ecco, con Anna e diventare genitore di Anna è stato così, cioè un incontro molto potente nella parte più fragile e un imparare come papà giorno dopo giorno a riconoscere Anna e non lasciarmi condizionare dalla sua disabilità, che quindi mi, come posso dire, suggerirebbe di mettere dei confini per proteggerla, no? Ecco, e in realtà Anna, come tutti i bambini, come tutte le persone, come ognuno di noi, vuole crescere, vuole provare, vuole dire la sua, e quindi insomma anche imparare a fare i genitori di persone con disabilità esplicita è un po' diverso, non tanto diverso, da essere genitori di Marta e di Francesca, che sono le sorelle di Anna. Tu dici che le persone con disabilità che hai incontrato nella tua vita ti hanno insegnato tanto. Sì, allora guarda, e qui vorrei aggiungere qualcosa, cioè le persone che ho incontrato mi hanno insegnato tanto, ma in realtà le persone che ho incontrato, poi il fatto che ci sia una disabilità o non ci sia una disabilità, io dico sempre che è un amplificatore di determinate dinamiche, mi spiego meglio. E, come dicevo, quando mi hanno annunciato la sindrome di Down di Anna, ecco, questa disabilità, questa notizia, questa diversità, beh, ha occupato tutta la mia mente, perché è una notizia, una diversità ingombrante, è un qualche cosa che se non la conosciamo ci fa paura anche, no? ci crea quel momento di imbarazzo, ma questo, se ci pensate, funziona con tutte le diversità che incontriamo, tutte le diversità alle quali non siamo abituati si mettono prepotentemente davanti alla persona che si nasconde dietro. Ecco, quindi la sorpresa più grande non è stata quella di dire che le persone con disabilità mi hanno insegnato chissà cosa, perché insomma alla fine sono persone, ma è proprio lo scoprire che sono persone, no? che mi ha meravigliato in qualche modo, e che ci meraviglia quando avviene l'incontro. Incontro che spesso evitiamo perché è un po' imbarazzante, perché non sappiamo cosa dire, cosa fare. Ma la dinamica sorprendente è scoprire che c'è una persona. E poi diciamocelo pure, come tutte le persone che conosciamo e che magari che abbiamo conosciuto, alcune ci vanno a genio, altre meno, alcune ci sono simpatiche, altre ci sono meno simpatiche. Quindi non è tanto, io vorrei anche sfatare il mito che una persona con disabilità è un supereroe, è una persona speciale o queste cose qui, ok, si può dire speciale, che è un termine bellissimo, ma io sono un po' dubbioso, no, su questi termini, perché quando ti dico sei speciale, allora o sono innamorato di te e va benissimo, ma se ti dico sei speciale così perché vedo in te una diversità, è come dire ok, tu sei speciale, ma io sono normale, no? Mentre invece io credo proprio che siccome ci, come posso dire, istintivamente ci incontriamo nella parte alta, prestante di noi, siamo sempre in balia di questa ansia da prestazione, ma se invece provassimo a rimanere in quell'imbarazzo, no, che quando ci si incontra, anche e soprattutto quando c'è una disabilità esplicita, rimaniamo un attimo, magari ci mettiamo il sorriso, la leggerezza, beh, ci accorgiamo che abbiamo molti più punti in comune e quindi siamo delle persone di quello che in realtà poi queste diversità ci suggeriscono, ma semplicemente perché non siamo allenati.
Senti Guido, vogliamo parlare delle linee guida per l'inclusione nelle scuole? Un tema importante e caldo in questo momento. È un tema molto molto caldo e insomma negli ultimi giorni c'è stata anche una campagna che si chiama con l'hashtag No Esonero. Ma su questa cosa io non vorrei andare nel dettaglio, anche perché insomma è un argomento molto complesso, ma rimanere sulla preoccupazione che ho come papà anche, ma più ancora prima di papà come cittadino. Cioè, che cosa intendo? Intendo che uno dei punti, no, che sono emersi nel nuovo decreto è questo, un po' ritornare o comunque parlare di esonero, cioè nel senso la semplifico: se una persona non è all'altezza di fare determinati compiti viene esonerata da quel compito, gli si fa fare dell'altro, ma magari fuori, mentre la classe fa la matematica, una persona fuori dall'aula fa altro. Ecco, non entrando nel merito di scelte poi appunto didattiche, che insomma io non ho la competenza per farlo, ma la cosa che vorrei sottolineare è proprio quella della cultura dell'esonero. Cioè, mi immagino che se allora Anna ha 6 anni e a settembre inizierà la scuola elementare, anzi la scuola primaria come si dice adesso, e io immagino un bimbo, una bimba, un compagno di classe di Anna che apprende nella sua carriera scolastica che la modalità dell'esonero, non entriamo nel merito del perché, ma la modalità dell'esonero è un qualcosa, è una soluzione, no? a determinate difficoltà che poi ci sono, come ci sono nella vita. Beh, ecco, questa cosa mi fa un po' paura. Perché? Perché a proposito di inclusione, quando vado a parlare nelle scuole, quando parlo con i ragazzi, io chiedo, e lo chiedo anche a voi che state ascoltando, che cosa vuol dire inclusione, no? Qualcuno mi dica, sapete cos'è questa parola inclusione? Ecco, la maggior parte dei ragazzi mi guardano un po' con aria, cioè, ok, l'hanno sentita come parola, è una parola molto importante, tra l'altro, ma che è un po' lontana, no? Come fossero cose che riguardano gli altri. Allora chiedo, ma allora inclusione, ok, cos'è il contrario di inclusione? Allora poi viene fuori che è esclusione, no? Allora l'inclusione non è altro che una non esclusione. Allora quando parliamo di esclusione lo capiamo un po' di più. E allora poi il passaggio successivo chiedo, ora provate a pensare che gli esclusi siate voi, l'escluso sei proprio tu. Ecco che allora con questa dinamica capiamo che ci riguarda tutti. Perché? Perché a un certo punto, ma anche non solo nella carriera scolastica, ma proprio della nostra vita, gli esclusi possiamo essere noi. Ecco, a me piace molto trovare il denominatore comune che ci unisce in cose importanti. Io credo che questa, a prescindere dalle cose tecniche che lascio ai tecnici, diciamo, ma io credo che questa, dal punto di vista culturale, sia una cosa molto importante. Allora, quando sentiamo parlare di inclusione, proviamo a fare questo esercizio. Pensiamola come non esclusione e proviamo a pensare che gli esclusi siamo noi. Eh sì, sicuramente. Secondo te c'è una correlazione tra paura e coraggio? E allora io chiudo un mio TED dicendo una frase che le paure che si riescono a guardare in faccia si trasformano in coraggio. Ecco, quindi questo potrei sintetizzarlo come un collegamento tra paura e coraggio. Io credo che la paura sia molto sana, no? Cioè sia uno strumento che abbiamo a disposizione molto sano, e però come tutti gli strumenti dobbiamo usarlo, come dire, non farci usare, no? Dalla paura. Mentre invece a volte la paura, adesso magari vado nello specifico, la paura della diversità, ecco, la paura della diversità è un qualche cosa che ci esclude da esperienze molto molto belle. Come posso spiegarlo?
non guardandolo da un punto di vista anche, come posso dire, etico, che bisogna essere buoni, bravi, è giusto fare così. No, proviamolo a guardare da un punto di vista egoistico, no? Che sembra strano, però io lo faccio sempre per questo giochetto. Proviamo a guardarlo da un punto di vista egoistico. Allora, quando incontriamo delle diversità e per paura, a volte sacrosanta, io come vi dicevo, quando ho ricevuto la notizia della sindrome di Down, ho avuto paura, non lo nascondo. Ecco, ma se davanti a quella paura rinunciamo agli incontri che la vita ci presenta, io vi assicuro, perché insomma, vi assicuro che stiamo perdendo proprio della bellezza, stiamo perdendo delle opportunità belle per noi, prima di tutto per noi, che poi diventano anche belle per gli altri, perché poi quando ci si incontra, insomma, l'abbiamo provato tante volte, magari con delle amicizie particolarmente profonde, con l'innamoramento, ecco. Quindi quello che suggerisco io sempre, insomma, con l'aiuto di Anna, con l'aiuto anche della leggerezza, di riderci sopra, ecco, è di provare con la nostra fantasia, con la nostra creatività, a rendere quella zona di imbarazzo, cioè quella zona dell'incontro, più accogliente. Più accogliente come? Con la leggerezza. La leggerezza è una cosa meravigliosa. Io cito sempre Italo Calvino, che dice: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità. Ci si può confondere tra le cose, no? Cioè, la superficialità per il nome stesso rimane in superficie, non importa nulla di andare in profondità. Mentre la leggerezza sa essere molto, molto profonda. Allora Calvino dice: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. E per me è meravigliosa questa cosa, perché tutti noi, guardate, tutti, ragazzi, genitori, professori, magnifico rettore, tutti abbiamo i nostri macigni sul cuore. Però siamo abituati a tenerceli, a gestirceli. Ecco, io invece invito anche voi ragazzi che ascoltate, ma tutti insomma, a trovare dei modi per raccontare questi macigni che ci premono sul cuore. Perché nel raccontarli, nel trovare nuovi modi di raccontare, in realtà raccontiamo noi. E raccontando noi, e invitiamo gli altri a raccontare loro, e ci incontriamo come persone. E guarda caso, nella parte insomma più fragile che vi ho raccontato prima. Ottimismo, ironia e generosità sono le cose che troviamo all'interno del libro, giusto? Sì, ottimismo sicuramente, ironia, e cioè non prendersi troppo sul serio, nel senso su qualsiasi cosa, ma guardate che non prendersi troppo sul serio è una cosa molto seria. Poi a volte sfugge di mano questa cosa, per esempio a me, perché le mie figlie non mi prendono sul serio per niente, cioè nel senso mi prendono in giro molto spesso perché sono stato rimandato in italiano, perché sono lo scrittore e queste cose qua. Ma a parte tutto, l'ironia che appunto io accosterei alla leggerezza che vi ho raccontato prima, è davvero un'opportunità che abbiamo tutti, cioè un'opportunità di guardare a un evento da un punto di vista diverso. Qualsiasi evento ci capiti nella vita, e dico qualsiasi evento, che sia molto bello, molto doloroso, molto grave, o qualsiasi evento, abbiamo sempre la possibilità di guardarlo da un altro punto di vista. E se dettato dall'ironia, dalla leggerezza, non dico che risolve il problema, perché per esempio la sindrome di Down continua a esserci, non è che sparisce. Ma ti dà l'opportunità di guardare a quell'evento da un punto di vista diverso, e guarda caso, magari guardandolo da un punto di vista diverso, riesci a scorgere che dietro a ogni evento della nostra vita importante si nascondono sempre delle persone che ci possono aiutare, ci possono completare, ci possono rendere la vita più bella. Guido, anche con te siamo in chiusura, purtroppo, saremo con te per più tempo, ma sicuramente avremo altre occasioni per approfondire. Volentieri, quando finirà questa cosa che ci tiene chiusi nelle camere, nelle nostre stanze, insomma, nelle nostre case, molto molto volentieri, insomma. Però ti chiedo un ultimo sforzo, anche a te un messaggio ai giovani che ci seguono. Il messaggio che do, ma con tutto il cuore, è, prima di tutto, sembra banale, però provate a prenderlo
Perché nelle banalità, nelle cose semplici si nascondono grandi potenzialità. E cioè non rinunciate ai vostri sogni. Vi faccio un esempio. Io sono molto balbuziente, ma proprio tanto balbuziente. Adesso sto facendo finta, nel senso che non balbetto perché c'è poco tempo. Comunque, a parte gli scherzi, la balbuzia è una mia grande disabilità, diversità. Io a scuola, all'età vostra, ho sofferto moltissimo per questa disabilità. Il mio sogno era quello di fare l'attore e di salire sul palcoscenico e ci ho sempre rinunciato. Ci ho sempre rinunciato appunto per questo grave problema. E quindi dico sempre che ho fatto l'ingegnere informatico perché era molto più semplice mettermi davanti a un computer che mettermi davanti a un pubblico. In realtà sono andate bene tutte e due le cose. Ma perché? Perché il sogno è rimasto, il sogno è rimasto dentro a lavorare, a crescere, a fermentare. Poi, quando incontri le persone giuste, cioè le persone con le quali riesci a parlare, a raccontare anche la tua parte più fragile, ecco che tutto cambia, tutto si accende di luce diversa. Quindi quello che vi auguro con tutto il cuore è di non rinunciare ai vostri sogni e soprattutto di non aver timore di chiedere aiuto, di chiedere aiuto. Scegliete voi a chi, ma chiedete aiuto se vedete che un momento della vostra vita, un vostro progetto, una vostra anche fragilità, non riuscite a gestirla da soli. Quindi in bocca al lupo e tanti auguri a tutti. Grazie Guido, a presto. Anna che sorride alla pioggia, leggetelo e fateci sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti. Grazie a tutti davvero. Buona giornata.